Giulia, bevi l'acqua, e Francesca e Naudi tornano al cinema insieme dopo Distretto di Polizia. Vi siete conosciuti là, vero? Sì, però bisogna per onestà dire che manca la terza, che per un impegno purtroppo adesso è andata via, che è Giorgia Surina, e quindi in mezzo a noi c'è questa presenza importante, che c'è anche Laura Di Giorgia. Allora, come trovare l'uomo sbagliato, nel modo giusto l'uomo sbagliato? Questo titolo sarà un dramma. Come si fa? Si fa che non si cerca, fondamentalmente, quindi quello che arriva, arriva, anche se è sbagliato, va bene lo stesso. Vi parlate dei vostri personaggi? Sì, io sono Penelope, sono un avvocato, sono un po' una farfallina, diciamo, che il mio metodo per trovare l'uomo giusto è quello di provarli un po' tutti, e diciamo che non funziona poi così tanto bene, perché non lo trovo questo uomo giusto. Io sono Sofia e io semplicemente non cerco di trovare un uomo, amo i cavalli. Mamma, e classifichi gli uomini in un certo modo, mi sì, pare. Sì, in base alle categorie equine, quindi diciamo facendo un raffronto tra gli uomini e le tipologie di cavalli. Che cosa vorresti dire agli uomini? È lunga la lista. Quanto tempo abbiamo? Allora, bisognerebbe avere più attenzioni, il rapporto va conquistato giorno per giorno. Però contemporaneamente bisognerebbe fare un mea culpa, sì, quindi no, insomma, assolutamente. Troppo lunga, è vero, la è molto lunga come questione, meglio non affrontarla in una situazione così ilare come questa. E alle donne? Ecco, appunto, stavo dicendo che si amassero un po' di più, credo. Sì, di non accontentarsi. Per farsi amare bisogna prima di tutto amare se stessi. Il narcisismo sano fa sempre bene.